nel 1984, forse 85, avevo un'amica con cui stavo preparando l'esame di maturità. Mentre eravamo per strada mi ha messo in mano questo libro, Altri libertini. Avevo 20 anni, amavo quella letteratura americana, Bukowski, Kerouac, che però parlava sempre di un mondo che non mi apparteneva, un mondo di un altro mondo, no? Mentre invece a leggere Posto Ristoro di Altri libertini, il primo racconto mi sembra, era molto forte il fatto di trovare con un linguaggio che apparteneva ai grandi scrittori, quindi che aveva un'epica letteraria, delle cose che conoscevo molto bene. Era come con una lente fare luce su qualcosa di piccolo e conosciuto e trovare l'epica nella stessa vita che stavi vivendo. Correggio sta a 5 km dall'inizio dell'auto Brennero di Carpi, Modena, che è l'autobahn più meravigliosa che c'è. Perché se ti metti lì su ed hai soldi e tempo in una giornata intera e anche meno, esci sul mare del Nord. Diciamo Amsterdam, tutto senza fare una sola curva. Entri a Carpi ed esci lassù. Ma ci sono notti o pomeriggi o albe o anco tramonti che succede il gran miracolo. Cioè arriva su quel rullo l'odore del mare del Nord che spazza le strade e la campagna e quando arriva senti proprio dentro la salsedine delle burrasche e perfino il rauco gridolio dei gabbiani, lo sferragliare dei docks. Insomma, ti arriva defilato lungo questo corridoio l'odore del gran mare, dei viaggi, l'odore che sento adesso come un prodigio e che sto seguendo sulla mia ronzinante 500 con sugli scoramenti e dentro tanto vino e in bocca tanta voglia di gridare. You dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Sono stato alcuni anni dell'adolescenza a Trento, che era un posto che trovavo tristissimo, perché era veramente una città molto cattolica, dove io ero l'unico ragazzo, eravamo in tre con i capelli lunghi, su 100.000 abitanti. Cioè era proprio una cosa in cui ti guardavano a dito, ci fermava continuamente la polizia perché eravamo sempre riconoscibili. Cioè, e questo credo di aver avuto molto in comune con Pierre, che anche lui era un capellone a Correggio che non credo che fosse molto più allegro. Cioè questo senso quindi di portarsi e di essere un po' diversi. E lì Bob Dylan o Kerouac erano il nostro sangue. In anni non lontani avrei pensato alla Via Emilia come a una grande città della notte estesa trasversalmente sulla pianura del Po e percorsa senza interruzione dai tir e dalle automobili, con le grandi discoteche innalzate nella campagna come cattedrali del divertimento, templi postmoderni di una gioventù ricca, attiva e disinibita. Avrei visto allora il grande rullo d'asfalto come una linea di separazione fra la dolcezza della collina emiliana che di notte si illumina di fari
bagliori colorati e punti fluorescenti. E l'estesa pianura che affonda verso la foce del Po, con le sue strade che derivano dalla via principale come tanti canali dal letto di un fiume che portano, anche nelle terre più lontane, quello stesso messaggio di irrequietezza. Ora che non sono più quel ragazzo che corre sulla via Emilia, incantato dalle mille luci della notte, preferisco pensare a Reggio e viverla naturalmente seguendo una direttrice opposta. Quella che da un lato vede la città estendersi verso il Po e dall'altro arrampicarsi verso l'Appennino. Poiché se abbiamo sempre pensato Reggio legittimamente come tappa di un percorso che conduce verso Parma o verso Modena, è altrettanto vero che Reggio vive da sempre di una particolare contiguità con il paesaggio del Po e quello aspro, difficile, dell'Appennino. La collocazione geografica è importante, questo è un territorio veramente immerso nei flussi, davvero nei flussi di comunicazione, perché siamo sulla via Emilia ed è detto tutto, anzi siamo quasi tondellianamente tra la via Emilia e Brennero, insomma, quindi è detto proprio tutto, siamo nel centro d'Europa. C'è un provincialismo globale, ed è strano da dire, però è così, che si abbatte su questa città nella più completa ignoranza proprio. Parlando di quello che insomma, penso di conoscere un pochino, e cioè del design, dell'architettura, eccetera, non dico quelle che fa la professione, no? Cioè le palazzine, le periferie, quello insomma seguono altri pensieri, ma quello che fa la cosiddetta cultura colta è un disastro. Secondo me bisogna fare qualcosa riguardo a questo. Cioè questo è veramente provincialismo, cioè l'essenza del provincialismo è abbandonare la provincia, secondo me. Ora, questo è uno slogan facile da dire, però secondo me è davvero così. Cioè si abbandona la provincia non quando ci si muove fisicamente, ma si abbandona la provincia quando ci si muove culturalmente verso una inconsapevole adozione della superficie delle cose, come la si legge attraverso gli apparati mediatici, e questo senza neanche lontanamente esserne consapevoli. Cioè, sei proprio schiavi, quando sei schiavo dentro fai queste cose, e il provincialismo è essere schiavi dentro, e Tondelli non era schiavo dentro. C'è comunque una sorta di attaccamento buio alla propria terra. E poi ci sono le nebbie che rendono le vie e le piazze della città quinte metafisiche di un palcoscenico in cui si recita il copione tipico di ogni provincia, quello dell'attesa e del sogno. C'è una poesia di Marino Moretti. Piove mercoledì sulla Cesena, ospita la mia sorella sposa da 6 o 7 mesi appena. Bagna la pioggia il grigio borgo, lava i tetti delle case senza posa, schiuma i piedi delle grondi come bava. E si vede, cioè si intuisce, un piccolo centro fatto di case grigie. Questo poi piove mercoledì sulla Cesena, è implacabile, come adesso, insomma, di tristezze, di piccola borghesia indaffarata a campare la vita e preda di piccole cose, di piccole beghe. Per me la provincia significa semplicemente questo, concentrarsi sul minuscolo e trovarlo gigantesco, per cui i personaggi anche di una piccola comunità, ecco, forse provincia
non riesco a dissociarla dal concetto di comunità. Cioè, quando penso alla provincia la penso sempre come l'antologia di Spoon River, per citare un altro libro. Voglio dire, una comunità dove queste spesso storie di grandi solitudini si intrecciano tra loro e diventano gigantesche. C'è una vignetta di Novello, una famigliola, con tutti, con degli occhialini seduti a un tavolino di un bar di una città chiaramente di provincia. E il titolo è Le belle domeniche, o qualcosa di simile. E sotto sono tutti e quattro fermi, seduti lì così, il tavolino, e sotto dice: quando anche la granita da Marena è finita. E c'è una tristezza in questa frase, questa domenica vissuta per una granita alla Marena e poi basta, e poi cosa fanno? Vanno a casa? E ecco, questo è un altro simbolo di questa provincia che non credo esista più. Quello stesso mito di Reggio e della provincia emiliana come luoghi privilegiati di un sogno americano, di un percorso che mentalmente scavalca l'oceano per trovarsi là i propri maestri. Come cantava Francesco Guccini. Correva la fantasia verso la prateria, fra la via Emilia e l'Ouest. Correva la fantasia verso la prateria, fra la via Emilia e l'Ouest. Sciocca adolescenza. È quello che ha spinto Cristoforo Colombo a partire con tre caravelle, andare fin là, è quello che magari spingeva noi ragazzi a sognare un'America, gli Stati Uniti d'America, mai esistiti veramente, perché erano molto diversi da come noi ce li avevamo immaginati. Allora, mi chiamo Rodney Jones, sono un fotografo, vengo dal Galles e conosco queste zone da ormai più di 30 anni. Nel 2009, finalmente, ho deciso di fare un lavoro anche su questo territorio. Era la prima volta che facevo un lavoro in un luogo dove vivo. Poi, pensandoci un attimino e guardando anche i lavori di altri fotografi, ho visto che il territorio stava cambiando velocemente, cose che 30 anni fa non esistevano assolutamente, tipo ipermercati, queste cose qua, e sono cresciuti quasi come funghi, insomma. E trovo anche questo una cosa che depersonalizza e un'identità. Perché sia all'interno di questi spazi, ma anche all'esterno, sono completamente diverse, sono sterili, con tanti luci, tanti colori, ma sterili. Magari la gente non si rende neanche conto, perché è dentro il suo cubicolo, dentro la sua piccola atmosfera, magari con la radio accesa o della musica, e non si guarda fuori, cioè guarda solo in avanti, sta pensando ai cazzi suoi, sta pensando a tutti i suoi problemi, e quasi il territorio in mezzo non esiste. Ho acceso la radio cercando di sintonizzarmi sulle frequenze emiliane. Quando ho trovato Mondo Radio non l'ho più lasciata. Credo che trasmetta ancora da Scandiano, non saprei. Sull'autostrada in prossimità di Bologna ho perso il segnale. E allora ho deciso di uscire sulla via Emilia e di tornare indietro. Avevo molte cose a cui pensare e nessuna meta. In un certo senso i confini di quella corsa notturna erano soltanto dettati dalle onde radio di quella emittente. Se la perdevo deviavo, cambiavo direzione, aggiustavo la rotta. Lentamente ho alzato il volume a seconda dei pezzi che mi piacevano di più. Non c'era la luna. La campagna era piatta e buia. Avevo solo le luci arancione dei comandi dello stereo e quelle verdi d'acquario del cruscotto. Avrei potuto benissimo essere in cielo. Se tu ti proponessi di recitare te e
radio su cui ci si sintonizzava erano importanti per la musica di frontiera. Credo che abbia sempre attecchito parecchio in Emilia, perché c'è questa sensazione della frontiera, anche solo una frontiera che tra la civiltà arcaica contadina e proprio l'urbanità a cristalli liquidi della promiscuità contemporanea, no? Se noi guardiamo da satellite tutta la Via Emilia, diciamo, vediamo una texture, sembra Los Angeles, in realtà sono tante città e tante campagne, e quindi questo rapporto tra la campagna e la città viene a perdersi, nel senso che diventa tutta una texture non ben definita tra campagna e città, in cui si alternano abitazioni e verde e produzione agricola, casomai, anche perché poi pian piano intervenivano i media che ti rendevano presente ovunque, stando fermo in qualsiasi posto, per non parlare poi dopo l'arrivo di internet, che è una relazione col mondo addirittura, no? Per cui naturalmente anche i luoghi diventano meno importanti a questo punto di vista, no? Rimangono solo come un'idea perché hai vissuto la tua infanzia, perché ti piacciono le cose che hai imparato lì a conoscere. C'è una cosa che rimane più dentro di te che fuori, no? Fuori tu sei, appartieni già al mondo di fatto, anche se abiti in un piccolo paesino in campagna, come sei collegato a internet, in realtà abiti il mondo. Il mio ideale è essere uno di quei personaggi senza più una lingua né una patria, uno spaesamento totale senza radici, essere uno di questi cosmopoliti senza legami. No, non ho alcuna necessità di recarmi in posti di moda, anzi scelgo spesso luoghi sconosciuti o dimenticati. Quando sono in un posto io lo carico di affetti, di storie, di racconti. Può essere una campagna desolata o una stazione balneare di moda. Nel momento in cui arrivo a raccontare, questo territorio diventa il mio immaginario. E noi possiamo già vedere la vecchia, decadente Europa con la sua grandeur e la sua cultura elitaria che brucia. Il suo tè delle cinque e le cerimonie accademiche abolita, occupata, conquistata dalle masse dei più miseri, dei più affamati, dei più sfruttati. Sarà la loro guerra. I poveri si vendicheranno seminando figli ovunque, riproducendosi a raffica come il crepitio delle mitragliatrici, occupando ogni postazione con i propri cadaveri, usando se stessi come forza di sfondamento. Vinceranno, e di loro, evangelicamente, sarà la terra. In poche parole, qua a Novellara si potrebbe dire è un mini mondo, che c'è la gente di tutte le culture, tutte le religioni. Sia cinesi, indiani, pakistani, ghanesi, africani, americani, ci sono tutti, tutti e tutti qua. Anche di Russia. Anche in Russia, sì, tutto il mondo, c'è tutto il mondo qua in Novellara, in Reggio Emilia. Ho un po' di tutte e due, diciamo, le parti, perché io sono nato in India, nel Punjab, ma sono cresciuto, ho studiato tutto qua. Quindi ho sia un po' delle mie radici e sia un po' di Europa nel sangue, quindi penso che sono un ponte tra i miei e, diciamo, gli italiani. Questa è la triste storia di Stefano Belloni. Odiato dai signori, amato dalle folle, dei cuori femminili, incontrastato re. Voglio che Rimini sia come Hollywood, come Nashville. C'è un luogo del mio immaginario dove i sogni si buttano a mare, la gente si uccide con le pasticche, ama, trionfa o crepa. Voglio un romanzo spietato sul successo, sulla vigliaccheria, sui compromessi per emergere. Voglio una palude bollente di anime che fanno la vacanza solo per schiattare e si stravolgono al sole. E in questa palude
I miei eroi che vogliono emergere, vogliono essere qualcuno, vogliono il successo, la ricchezza, la notorietà, la fama, la gloria, il potere, il sesso. E Rimini è questa Italia del sei dentro o sei fuori. La massa si cuoce e rosola. Gli eroi sparano a Dio le loro cartucce. C'è sempre stata una grande tradizione di musicisti di musica da ballo e anche di luoghi, di la cosiddetta balera, così anche bistrattata. In realtà era questo intavolato di legno che si metteva nei campi, nelle feste, dove recintato, in cui si entrava per ballare. Questa era la balera. Perché nel tuo libro non si balla mai il liscio? Perché quello che appunto pensavo di raccontare erano appunto, che ho fatto, erano solo delle storie proprio di giovani, contemporanei, eccetera. Il liscio, effettivamente c'era una parte del libro che poi è stata tagliata, perché il libro è anche abbastanza rilevante di pagina, ma mi sembrava che quelle parti fossero le cose un po' più risapute della Romagna, che il cuore forse della Romagna vera adesso si gioca in un'altra serie di esperienze, di esperienze anche di realtà. Certamente c'è sempre il folk, c'è sempre il liscio, c'è sempre la piadina col prosciutto e sangiovese, però questi fanno parte ormai di un, è come una Disneyland, no? c'è lo stand in cui ci sono queste cose qua, ma credo che non rappresentino più poi quello che è anche la mentalità imprenditoriale di questa gente, che mi sembra anche abbastanza furba, abbastanza, voglio dire, brava nel combinare i propri affari, non solo nel suonare una polca. È più facile descrivere un luogo prima di conoscerlo, di viverlo. L'immaginario viene prima della realtà dei luoghi. Sì, perché ormai abbiamo visto tutto. Ormai non c'è un angolo del pianeta Terra che qualsiasi persona non abbia avuto modo di vedere in televisione, al cinema, in toto. Esistono ancora misteri e terre sconosciute, paradisi incontaminati, ma sono luoghi con cui ognuno di noi è già venuto in contatto, magari perché li ha sognati. Secondo me l'Emilia-Romagna è una terra benedetta, non per campanilismo, ma per collocazione geografica, per la dolcezza del clima, per la ricchezza del terreno, del sottosuolo, dei terreni agricoli. Era terra di confine, era terra contesa, suddivisa in tanti staterelli, insomma serpeggia una certa anarchia che probabilmente è tipica del non essere stati sotto alcuna grande monarchia, alcun grande potere, per cui la libera iniziativa, l'impresa e il fluire tipico dei pensieri, secondo me in questa terra viaggia a una velocità diversa rispetto ad altre parti. Si chiama Beppe Maniglia. Ha poco più di 40 anni, una capigliatura bionda, un fisico muscoloso e atletico, da bodybuilder. Viaggia su un Harley Davidson, Kajira, che porta due casse, l'amplificatore e la sua chitarra. E la piazza dove il suo sito rivive e ricorda gli anni in cui non uno, ma 100 erano i cantastori. Non 10, non 100, ma migliaia i ragazzi che cercavano di sognarsi e immaginarsi qualcosa per la propria vita. Che non era il successo, non era la rivoluzione, non era il business franato, ma semplicemente un modo di allargare i propri contatti e vivere, tutti, un po' meglio. Quello che è cambiato non è stata la piazza, non sono state le pietre, i monumenti. Il cambiamento è stato nella gente, la gente che vive alla piazza, veramente che passa per la piazza, perché una volta la gente viveva nella piazza. Io mi ricordo quando i contadini si radunavano, ma molte persone si radunavano e parlavano delle loro cose, dei loro lavori, nell'angolo della piazza maggiore. E mi ricordo quando la gente usciva per andare in piazza, era come un evento. Che quando sono arrivato a Bologna nel 61 mi è sembrato di rinascere, ma c'era, fra l'altro, era, non dico una metropoli, ma un qualcosa di internazionale. C'erano studenti che venivano dagli Stati Uniti, dalla Grecia, dalla Somalia, incontravi
persone che venivano un po' da tutte le parti, insomma. E uno di questi un giorno mi ha presentato un suo amico, dice: questo ti presento Adriano Spatola, poeta. Non so se avete mai sentito parlare di Adriano Spatola, un poeta dell'avanguardia, è stato nel gruppo 63, morto. E questo mi ha meravigliato, perché a Modena una cosa del genere non sarebbe mai successa. Presentare uno come poeta era, voglio dire, era rischioso, in un certo senso, potevo prendere per il... Bologna è una strana signora, volgare matrona. Bologna bambina per bene, Bologna busona, Bologna ombelico di tutto, mi spinge a un singhiozzo e ad un rutto, rimorso per quel che m'hai dato, che quasi ricordo, e in odor di passato. L'Italia credo che sia un paese che ha la sua dimensione più vasta nella profondità, basta scavare qualche strato e si arriva a 2000, 3000 anni fa, no? Mentre invece manca un po' lo spazio orizzontale, cioè questo senso proprio dell'orizzonte, perché è un paese stretto, lungo, è contrario invece dell'Emilia, che ha questa maternalità, questo grembo piuttosto paludoso, ospitale. Non è a caso che in Emilia, soprattutto gli Appennini, si trovano ancora oggi diversi fossili di ossa di balena, che è la grande mammifero, la grande madre quasi, no? Quasi a ricordarci, ecco, credo che sia una terra più, in un certo senso, maternale. Arrivando a casa, lascia la macchina lungo il viale alberato, a poche decine di metri dall'edicola sacra, e scopre che vi hanno accostato due cassonetti di metallo per la spazzatura e che un lato è ricoperto di avvisi pubblicitari. Allora capisce che il suo senso di conservazione della realtà, o di quella che ha conosciuto, o di quello che ha amato, è molto diverso dalla sensibilità degli altri. È sicuro che se chiedesse alle migliaia di suoi concittadini dove si trovi un certo tempio, costruito in un certo modo, con una particolare riproduzione sacra all'interno, e quei fiori, e quella grata arrugginita con l'iniziale di Maria Vergine, nessuno saprebbe indicarglielo. Forse nemmeno sua madre. Capisce che il modo in cui lui è in grado di guardare il paese in cui è nato è profondamente diverso da quello degli altri. Il suo è uno sguardo affettivo dotato di memoria, temprato dalla lontananza e dalla separazione. È tutto in movimento, no? Da altri libertini a Autobahn fino a Leo, che appunto in camere separate, sempre in aereo, va a New York, a Londra, si sposta continuamente. Però in questo continuo spostarsi emerge un ritratto dell'Emilia. È come se questi spostamenti ritraessero per Pierre, secondo me, più che il mondo, l'Emilia. Notte raminga e fuggitiva, lanciata veloce lungo le strade d'Emilia a spolmonare quel che ho dentro. Notte solitaria e vagabonda, a pensierare in auto verso la prateria, lasciare che le storie riempiano la testa, che così poi si riposa. Come stare sulle piazze a spiare la gente che passeggia e fa salotto e guardi in aria, tante fantasie, una sopra sotto all'altra, però non si affatica nulla.